Ci sono cose o luoghi in questo mondo che non riusciremo a comprendere realmente. Forse molti di voi non ci crederanno, ma noi abbiamo vari motivi per farlo. E qui ci siamo noi per cercare delle risposte a tutto ciò. Sì, cazzo. Siamo tre ragazzi uniti per un'unica passione, quella del paranormale e dei luoghi abbandonati. Abbiamo girato molti luoghi, riuscendo così a catturare varie prove paranormali di ogni tipo, formando così la nostra esperienza. Con l'aiuto di strumenti professionali cercheremo di registrare Cos'è che fenomeni siete dentro? paranormali. Porca miseria! Siete pronti a venire con noi? Sento qualcosa aprire. Mi piace. No, sento un'atmosfera un po' strana adesso. Non è che potrebbe essere qualche animale veramente? No, sento proprio una presenza. Cattiva. Cioè, sento una sensazione un po' particolare. Proprio qui sulla mia destra, in questa zona. Cioè, mi sento attratto da lì. Te che dici? Cos'è stato? L'hai sentito anche tu? Così e noi lui. Dove sei? Cos'era? È stato un sasso! Porca troia! No. Occhio dietro. Ma avete sentito? Raga, questo sasso l'ho visto lì, era bianco. Da lì fino a lì ce l'ha lanciato. Questo? Che sasso poi? Che sasso? Questo qua? Ho la testa. Qualcuno mi sta prendendo la testa. Cioè, qualcuno mi sta prendendo la testa. Basta. Mi sto sentendo. Che mi sta premendo sulla no, testa. Ragazzi, se tu riposti ancora. Mi sta. No, io vi sto guardando il sasso, lo giuro. Mi sta premendo sulla. Ragazzi, ragazzi, no, mi sta premendo sulla testa. Ragazzi, usciamo. No, Clarissa. No, io ho ripreso tutto. No, Clarissa, interrompiamo. No, non interrompi. No, io non vi interrompere, io voglio com'è? Uscire. Io voglio uscire. Mi sento qualcuno che fa così sulla testa. Ragazzi, quel sasso che c'è lì, quello Quale? lì. Questo? No, Guarda, quello aspetta, ferma. Speriamo che faccio con l'ombra. Ragazzi, non c'è qualcuno che quello. No, non c'è qualcuno che magari fa lo scherzo. E ci sta facendo qualche scherzo perché i passi erano chiarissimi. Ragazzi, c'è qualcuno? Ragazzi, qui non Ho c'è capito, nessuno. Ma è impossibile. Non c'è nessuno. Da fuori farebbe un movimento. C'è il sensore là. C'è il sensore lì. No, io sono agitatissima, ragazzi. Io non reggo queste paure qua. Lo so, può succedere. No, ve lo dico, io c'ho paura, raga, c'ho paura. Può succedere.
Comunque, guarda caso, vi ho detto che c'è qualcosa di strano. Sì, vabbè, ho capito, ma io ho visto lanciare quel sasso, Cristo, l'ho visto volare. Ma l'ho visto. A me viene... No. Ah, se c'è qualcuno lì vivo lì... No, esatto, fermi un attimo. Allora, allora, scusate. Scusate. Andre, ce l'ha lanciato, l'ho visto volare, l'ho visto volare. Lo so, però non lo puoi dimostrare, quello. Lo so, ma io l'ho visto volare. Te l'hai ripresa per caso? Hai ripreso? No, stavo riprendendo loro. Anch'io. Hai comunque ripreso tutto tu? Io sì, hai sentito il rumore? Cioè, il rumore era questo. Però non lo puoi dimostrare, cazzo. È una cosa importante. Cioè, il rumore si sente, però lo dimostra. La gente potrebbe anche non crederti, quello. E non ce lo dici, guarda. Soprattutto per quello che so che mi succede a me, no, quello che sto continuando a sentire in testa. No, io non... Sto continuando a sentire formicolio micidiale in testa, io. Non sono tranquillo, però mi ha spaventato il rumore. Io non sono tranquillo, cioè, perché a ragionare. Sensori là. I passi, raga, li ho visti. È successo tutto quando lui ha visto l'ombra. Sì. Allora, ci stai prendendo... Non ci devi spaventare. Non ci dovete spaventare, se qualcuno è qui con noi non ci deve spaventare. Ok, casa tua, siamo dei strani, però vogliamo solo parlare, soltanto esatto. Quello. Vola un sasso che però purtroppo non abbiamo ripreso. E la cosa mi gira tanto, tanto perché se l'avessi ripreso era tanta roba. L'ho ripreso, io stavo guardando, io no, volevo girarmi, lui, guardando lui. Io volevo girarmi verso di loro. Perché ero lì e stavo riprendendo lì. Io il tempo che ho sentito, è stata la frazione di secondi, ho sentito, mi sono girato. Sì, ma era di là. Pium, così, l'ho visto. Allora, abbiamo capito che c'è qua qualcuno, ok? Ti abbiamo visto. Vorremmo capire se hai voglia di comunicare con noi, senza farci del male, senza farci spaventare lanciandoci le robe. Magari è un modo per sì, è un modo per farci sentire. Okay. Però così detto che sia negativo, okay. Per noi lo diamo per scontato. Se te lo richiediamo di rifarlo, ma senza farci spaventare. Stai tremando la voce a me. Mi sta tremando la voce dello spavento. Se hai così tanta potenza per spostare un sasso, riesci a far brillare e interagire con questa strumentazione. Che c'è? Tutto bene? Sì, vai. Guarda, non mi gira perché non posso dimostrare che ho volato il sasso. Dai, rifallo. Per favore. Per favore. Ma non deve essere un modo per spaventarci. Tu riprendilo. Esatto. Vuoi comunicare con me? Ragazzi, siamo un po' agitati perché, insomma, io ero là e praticamente i ragazzi erano qua in mezzo alla stanza e hanno visto volare un sasso là in fondo. E si è sentito perché l'abbiamo, cioè almeno l'ho registrato il rumore, però là sopra non c'è niente che possa cadere lì in mezzo alla stanza. Lì abbiamo il sensore, LED, lì il REM pod, se ci fosse qualcuno che ci può fare uno scherzo, suonerebbe. Dai, non ti chiudi in te stessa, smettila. No dai, non sei, cioè, non sei, siete da soli. Non sei da sola, non ti succede niente, qua. Non è che per un rumore ti devi fare una tragedia. Se vediamo e valutiamo che la situazione non è... Esatto, tranquillo. Allora, ok, però... Cioè, non è successo niente, niente. Insomma... sì, ok, il sasso è volato, cioè, l'abbiamo sentito, però non si sa, non si può dimostrare. Cioè, io a livello video se è qualcosa di paranormale. All'inizio pensavo che era un sasso che arrivava da fuori. Io non ho pensato che era. No, ragazzi, andiamo a recuperare la Ghost Box. Andiamo a recuperare la Ghost Box, che è la neozona.
Non me l'aspettavo perché... Ah, davvero? Più che altro io non l'ho ripreso perché l'ho girato. Bisogna vedere cosa ho ripreso io. Ma siamo sicuri che non c'è nessuno comunque? Chi c'è? No, no, dico sempre che non c'è nessuno. No, infatti, no. Siamo soli. L'unico ingresso è quello là. Esatto. Dopo la sparo. Andiamo qui sul Lagos Box. Adesso proveremo a capire se era qualcuno che è qui intorno a noi, non so. Che sia stato un fenomeno paranormale oppure no, questo non lo sapremo mai. Ma resta di fatto che ci siamo veramente spaventati. E visto quello che è successo, decidiamo così di approfondire e fare una sessione di metafonia. Allora, abbiamo chiuso uno strumento che ti permette di parlare. Chiunque è qui può comunicare tramite quello strumento che è lì. Dici chi sei. Allora vogliamo sapere se c'è qualcuno che è morto qua e che è legato a Villa Becker. Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Ha detto fanculo tu. Mi è sembrato, Riesci, sempre che sia stato tu, a dire che cosa è stato lanciato? Cos'è che abbiamo visto? Samira, te ha detto sasso? Anche io ho capito sasso. Lanciato, l'ho detto. Chi è che l'ha lanciato il sasso? E perché l'ha lanciato? Per quale motivo? Ma in quanti siete qui con noi? In quanti siete? Spegni la luce. Aspetta. E non mi metta a fuoco. Continuo a sentire noi. Noi tre di nuovo. Sì. Come vi chiamate? Siete uomini? Sappiamo che questa è casa vostra, però non vogliamo disturbarvi. Assolutamente. Sicuro? Ma siete legati a questa villa perché avete vissuto qua o perché hanno fatto delle cose un po' brutte qui? Hanno fatto dei riti? Dateci qualche informazione. A posto, mo? Allora, non prendete l'indice da Arianna. Questo è un ordine che viene dato
perché non vogliamo che uno di noi stia male. Si è tagliato i bollenti, no? Oddio. Le parti perché bruciano. Prendete energia dagli strumenti e basta. Cioè, e basta. Lasciate perdere noi. Dovete concentrarvi con gli strumenti. Solo lì potete manifestarvi, solamente lì. Ovviamente tramite anche lo strumento, Sapete dire uno dei nostri nomi? Clary, guarda un po' Ariana perché non mi sembra strana. Sì? Ti gira questa? Non fai forza, lo sai cosa devi fare. Se è, devi respingerlo. Perché stai prendendo energia da Arianna? Aiuto, aiuto. Aiuto. Ti serve aiuto? Sicuramente. Ma che cosa volete? Staccati da Arianna. Cosa sì, qualcosa da... Però come mai da prima no? Se invece c'è qualcuno che sta... Non so. Hai sentito che... No. Sei stata tu, ok, scusa. Dicevo, qualcuno ci sta, diciamo, mettendo un po' alla prova, però non si vuole avvicinare. Se ne approfittano. Se ne approfittano. Ma siete legati al bene o legati al male? Rispondete, per favore. Io ho i brividi. Mi pare abbia detto il male. Non ho capito. Per favore, purtroppo non è facile capire qua in diretta. Siete legati al bene o al male? Mi sento bene. Ha detto bene. Non lo so. Ci sono delle energie in contrasto. Arianna, guarda, prendi l'energia dallo strumento appoggiato qui per terra. Se è così potente di lanciare un sasso, buttalo giù, staccati l'Arianna e butta giù questo strumento. Che mal di testa, cazzo. Mi dici chi sei? Non ci devi in qualche modo infastidire. Non hai motivo di farlo. Non avete motivo di farlo. No. Giù o no?
No. No. Ah, eh? Mi continua a venire in mente una tenda. Una tenda. Una tenda. Sì, una tenda. Non so dov'è, è una tenda comunque. Ma qui in campo questa tenda, tipo queste tende? In questa villa? La tenda dove c'è la vasca? È una tenda gialla, è una tenda... Sicuramente fa parte di qui dentro, qui dentro. Continuo a avere immagini, questa immagine è chiara. È chiara quella che c'è giù. Dove c'è la... La vasca sulle ruste. Dove c'è la vasca rossa. Quella dove c'è la vasca sotto? Sì. Eccola dove era la stanza questa. Famosa questa. Sì, questa mi sono tanti scatti. Famosissima questa stanza. Wow. Continuo a avere queste immagini che stanno riesco a toglierla dalla testa. Sono sicuro per quella lì lo so. Ah, è vero. Una tenda gialla. Ma sei morto qua? Ma c'è qualcuno che ci ha seguito? Non se c'è qualcuno ci ha seguito o ci sta seguendo da qualche indagine, dici chi sei. Dimmi chi sei. Ma ti lasciamo l'ultimo minuto per parlare. Voglio capire, la persona che ha lanciato, l'entità che ha lanciato il sasso, per quale motivo l'ha fatto? Per quale motivo ha lanciato il sasso l'entità prima? Vuoi, vuoi attenzione? Sì. Ti diamo attenzione. Va bene. Però fatti vedere, fa qualcosa. Sei qui intorno a noi? Ma non sei in questa stanza? Arianna ha detto. Mi è sembrato. Spegni un attimo. Spingi. Spingi. Mi sento che mi sto prendendo tanta di quell'energia che mi sto irrigidendo. Sento il corpo diventare rigido, secondo non ce la fai più. Ma perché prima era tutto tranquillo e poi da quando abbiamo visto comunque sentito una presenza un po' strana? L'ombra. L'ombra, il sasso e poi Arianna che sta male. È tutto seguirsi. Adesso stacchiamo lo strumento. Però devi interagire con gli strumenti. Quelli con la lucina. Va bene? Dai, stacco. Ok. No, non ho freddo, mi sento un po' rigida, mi tremo il corpo perché è rigido. È calla. Sto guardando da mezz'ora, pensavo che fosse un lampione.